puntata di On Board Magazine. Partiremo da Atene per il campionato mondiale Orc International. Ripercorreremo poi le fasi finali dell'America's Cup con una raccolta delle immagini più suggestive a un anno dalla conclusione della sua 32esima edizione. Prima di andare ad Atene sul campo di regata, sentiamo Alessandro Nazaret, presidente dell'International Technical Committee dell'ORC, che ci spiega cos'è questa organizzazione. L'Offshore Racing Conference è l'organismo mondiale che si occupa della gestione delle regate d'altura, che permette a barche differenti di regatare insieme su regate d'altura. Questo avviene attraverso vari regolamenti, il principale è il cosiddetto ORC International, che viene gestito da un comitato tecnico dell'ORC che si chiama International Technical Committee, che si occupa proprio di sviluppare, gestire, modificare, aggiornare questo sistema di regolamento. L'ORC International è un regolamento basato su un VPP, un Velocity Prediction Program, cioè un programma che riesce a predire la velocità delle differenti barche in funzione delle loro caratteristiche, poi vedremo come, e per ogni condizione di vento e di andatura, cioè se si riesce a predire quanto andrà veloce una barca in bolina, a lasco, in poppa, con venti variabili da zero nodi fino a una ventina di nodi, condizioni più o meno medie che si incontrano durante le regate di altura, soprattutto in Mediterraneo. Il sistema di regolamento basato su un VPP è il sistema più preciso che si riesca a mettere in pratica per dare dei rating, degli handicap differenti a barche differenti. Questo perché? Perché il programma riesce a predire le velocità di tutte le barche e in funzione della differenza di velocità delle varie barche assegna un handicap a seconda del percorso che si sta compiendo per quella data regata, che può essere una regata inshore, cioè una regata vicino alle coste, quindi magari di bastone o triangolo, come una regata offshore, quindi lontano dalle coste, per una regata d'altura. In funzione quindi del vento incontrato e delle andature fatte dalle barche durante la regata si riesce ad assegnare rating che ovviamente sono differenti, che variano in funzione proprio delle condizioni trovate sul percorso, quindi si riesce abbastanza precisamente a determinare delle differenze di handicap tra le varie barche. Diamo spazio ora all'azione, vele al vento e scafi in acqua, 51 equipaggi provenienti da tutto il globo per decretare il campione del mondo. Una nutrita flotta proveniente da tutto il Mediterraneo. Ben 9 nazionalità, 51 imbarcazioni si sono radunate ad Atene per aggiudicarsi il titolo di campionato mondiale ORC International 2008. Sono Vittorio Landolfi e Selena Berti. Siamo con la barca Pitecusa, Humilius 48, veniamo da Pozzuoli, vicino Napoli. Siamo venuti ad Atene a cercare di fare bene a questo campionato del mondo. La barca è appena stata varata. Questa è l'imbarcazione Pitikao che viene da Ancona, è un Millennium 45, un'imbarcazione che non nasce come IMS, però abbiamo fatto questo tentativo perché è una barca molto leggera, ci ha dato degli ottimi risultati finora e il nostro obiettivo è quello di entrare nei primi 10 in classifica. Ad Atene è un campo di regata molto bello, e il tempo meraviglioso, e l'accoglienza è stata ottima, l'organizzazione è stata allo stesso a un ottimo livello e quindi si prevede una buona competizione.
sono Paolo Persi del Marmo, il navigatore della barca Gran Sole 40 Race Alvaroschi. Siamo qui per partecipare al mondiale IMS ad Atene e i propositi della barca sono ovviamente ottimi, nel senso che veniamo da un secondo posto nazionale overall a Catania, abbiamo vinto il nazionale di classe, abbiamo vinto la tre golfi combinata, lunga e bastoni. Speriamo di poter far bene, il campo di regata ci piace, il vento sembra che ci assista, per cui il team si è rinforzato, abbiamo una nuova prodiere, un nuovo tattico che viene dal Garda che promette molto bene. Ci siamo allenati e siamo pronti per fare un ottimo risultato e speriamo comunque di divertirci facendo delle belle regate. Molti volti noti della vela internazionale, a partire da Francesco De Angelis, il napoletano skipper e team manager di Luna Rossa 2007 e prima ancora timoniere della stessa squadra nel 2000 e nel 2002, è qui a bordo del Comet 45S Libertine di Maurizio Biscardi. Di rilievo anche l'equipaggio a bordo del Gran Soleil 42S Meliti IV di Giorgio Andreadis. Dopo i numerosi giorni di preparativi per accogliere tutti gli equipaggi nel porto di Microlimano, finalmente dopo due giornate in cui erano previste regate di prova, il Meltemi, vento secco e fresco che soffia da nord e nord-est nell'areale del Mar Egeo, si è abbassato di intensità e ha permesso il lunedì di avviare la prima prova a bastone, che ha visto tagliare il traguardo per primo all'equipaggio croato a bordo di Ola, ex KX Galizia. Ottimo piazzamento anche per il Far 52 Superfast e per il Gran Soleil 37 Sagola. Buoni risultati anche per gli altri equipaggi italiani giunti numerosi a questa competizione. IM37 Scandalo e X37 Squalo Bianco. Per Liberty nell'inizio del mondiale è stato a dir poco difficoltoso, con un deludente settimo posto in graduatoria generale alla fine delle prime due prove disputate. Ma dalla seconda giornata in poi è cominciata la risalita e grazie ad una straordinaria costanza di rendimento e alla stupenda prestazione nella regata lunga, gli uomini del Libertine hanno cominciato la risalita della classifica. Dopo sei prove disputate, la classifica dunque vede al comando Meliti IV con 30,50 punti, seguita da Libertine con 37,50 punti. In terza posizione Superfast Racing con 38,24 punti. La penultima giornata di regata inizia con pochissimo vento, ma il comitato decide ugualmente di scendere in mare per aspettare che le condizioni meteo cambino. Nulla da fare per gli equipaggi dopo 5 ore in mare sotto il sole cocente. Il comitato decide di rientrare in porto. La tensione comincia a farsi sentire tra gli equipaggi che si giocheranno il titolo in una o forse due regate che, vento permettendo, si dovrebbero disputare nell'ultima giornata. Anche l'ultima giornata inizia con un timido Eolo che non vuole proprio saperne di svegliarsi. L'intelligenza rimane a terra per due ore, proprio mentre gli equipaggi cominciano a pensare che la competizione si sarebbe chiusa lì, il comitato di regata decide di uscire in mare. Si parte per l'ultima prova, quella che assegnerà il titolo. L'adrenalina comincia a farsi sentire e la voglia di vincere di tutti i team è molta. Lo si vede dal richiamo generale che il comitato effettua subito dopo la partenza. Niente da fare, si riparte. Nuovo segnale d'inizio. Comincia regolarmente la regata con una bella manovra di partenza dell'equipaggio di Libertine. La regata è tesissima, incroci e giri di boa millimetrici. Dopo sette prove disputate e un bellissimo secondo posto, Libertine, il Comet 45S di Maurizio Biscardi, con Lorenzo Bodini al timone e Francesco De Angelis alla tattica, è campione del mondo Orca International di Atene.